Ad appena 400 km sopra le nostre teste, una distanza comparabile tra Torino e Venezia, orbita il manufatto spaziale più grande e complesso mai concepito, la Stazione Spaziale Internazionale, di cui qui ne vediamo un modello in scala 1 a 10, frutto della collaborazione di 5 agenzie spaziali e ben 15 paesi, tra cui l'Italia, grande protagonista. La prima pietra del nostro avamposto nello spazio è stata depositata il 20 novembre 1998 e da allora la sua costruzione è proceduta a ritmi serrati, con oltre 40 missioni che hanno assemblato nello spazio più di 400 tonnellate di moduli e pannelli solari. Ora la ISS è più grande di un campo da calcio, è abitata dal 2000 e sfreccia sopra le nostre teste a ben 27.000 km orari in perenne caduta libera. A causa della grande velocità, la ISS, mentre precipita sulla Terra, si sposta continuamente, quindi non troverà mai il confine del nostro pianeta. È per questo che può restare in orbita, senza propulsione, per moltissimo tempo. Tra poche settimane l'Italia sarà di nuovo protagonista grazie all'esperto astronauta Paolo Nespoli, pronto a dimostrare, grazie alla missione Vita, che lo spazio non è più solo un ambiente da conquistare con le unghie e con i denti, ma da vivere in comodità e tranquillità, come fosse una seconda casa. Parlando di comodità, sapete che nello spazio un'operazione semplice come scrivere è resa molto complicata? Le normali penne non funzionano e le matite, mentre si consumano, lasciano pericolosissimi detriti per la Stazione Spaziale Internazionale. Ma grazie all'innovativa idea di un'azienda all'avanguardia come Napkin, è ora possibile avere uno stilo dalla punta in Ethergraph che non si esaurisce mai e non lascia detriti. Abbiamo donato lo stilo Forever Pininfarina Space agli astronauti della ISS, che lo utilizzeranno come strumento di scrittura personale. Tra le altre cose, scopriremo anche come si comporta l'Ethergraph in un ambiente di microgravità. Seguitemi quindi, perché è lassù che è scritto il nostro futuro.